Carmela, Teresa e le altre, per una storia delle donne di Badolato e non solo. È il titolo del libro di Caterina Guarna, edito dall'Associazione Culturale La Radice, che è stato presentato. Professoressa, lei ha origini badolatesi, però ha studiato fuori dalla Calabria. Ad un certo punto è stata travolta dai ricordi e ha deciso di indagare, di scandagliare quella che lei ha definito una civiltà scomparsa. Sì, è una definizione di Corrado Alvaro, quella di una civiltà scomparsa, che ho fatto mia, perché volevo che prima che le ultime superstiti di questa civiltà sparissero, purtroppo per motivi anagrafici, rimanesse il ricordo del loro lavoro, della loro fatica e del loro impegno per un Badolato che allora aveva 5.000 abitanti e che aveva un'economia, un'attività sociale, anche politica, come ha detto la signora Trovato, che veramente la portavano tra i paesi più importanti forse della Calabria. Il libro è corredato di una raccolta di motti e proverbi calabresi riguardanti la condizione femminile. Sì, certo. L'appendice è stata curata dalla signora Durante, che ha fatto un lavoro veramente prezioso, che arricchisce questo libro e lo completa, perché anche nel libro ci sono riportati proverbi e modi di dire che riguardavano le donne che non è che brillassero per riconoscimento del loro lavoro, ma piuttosto erano sintomo di una società maschilista che viveva tutta al maschile, in cui il lavoro delle donne rimaneva sempre nell'ombra, non veniva riconosciuto e apprezzato. E quindi questi proverbi sono un valore aggiunto per il libro, per il mio lavoro. Infine è stato messo a punto un progetto che coinvolge le donne palestinesi. Sì, perché io sono stata in Palestina per la prima volta nel 92, ho visto come vivono i palestinesi e le donne palestinesi e non me lo sono mai più potuto dimenticare. Ho fatto parte di associazioni italiane che lavorano per la Palestina e ancora adesso con un gruppo di amici abbiamo un'adozione a distanza di una bambina di Gaza per aiutarla a studiare, e mi sembrava giusto che i proventi di questo libro andassero a queste associazioni di donne che vivono una realtà che hanno vissuto qui le nostre nonne, ma è una realtà ancora durissima, soprattutto resa ancora più dura dall'occupazione e dalla mancanza di libertà che hanno le donne di Gaza. Dopo l'introduzione del presidente della Radice Mario Ruggero Gallelli e i saluti del sindaco di Badolato Gerardo Mannello, sono intervenuti l'assessore alle politiche sociali e all'istruzione del comune di Badolato Daniela Trapasso, l'autrice Caterina Guarna, Rina Trovato, storica rappresentante del movimento femminile badolatese, la professoressa Giovanna Durante, Caterina Rosinski, americana trapiantata a Badolato, lo storico Ulderico Nisticò e il direttore del periodico La Radice, Vincenzo Squillacioti. I lavori sono stati moderati dal giornalista Pietro Cossari. Raffaele Battaglia, Massimo Criniti e Natale Ferraiuolo hanno invece curato i momenti musicali. Assessore, quali aspetti del testo di Caterina Guarna l'hanno più colpita? Allora, indubbiamente la forza comunque che traspare da queste donne, che nonostante, come ho già avuto modo di dire durante la mia brevissima relazione, nonostante le fatiche che erano quelle della famiglia e quelle anche di aiutare molto spesso i mariti nei loro lavori, nonostante tutto affrontavano le situazioni con grande forza e consapevolezza del proprio essere donna, in un periodo in cui ancora non si parlava di femminismo, non c'erano le lotte che ci sono state poi in seguito, queste donne forse erano ancora più consapevoli della loro forza, della loro capacità, e nonostante una società, tra virgolette, maschilista in alcuni casi,
consapevoli proprio del loro ruolo. Ho apprezzato molto questo libro perché mostra una condizione femminile che da una parte è universale, cioè lo si potrebbe dire di tutte le donne della storia e di ogni luogo del mondo, però dall'altra parte è molto padolatese, fatta sul filo dei ricordi dell'autrice, la quale non vivendo proprio a Badolato ritorna forse a un'infanzia, forse a quello che ha sentito, ed è molto piacevole allora che si inquadri tutto questo nel dialetto, con alcune parole anche strane, molto particolari, in situazioni che vedono una donna badolatese molto combattiva, molto forte, molto sana e anche ovviamente con le enormi difficoltà di tempi che noi non possiamo neanche immaginare, abituati come siamo alla tecnologia, il mondo pre-tecnologico comportava molta più fatica, però richiedeva anche più intelligenza, più fatica, più sforzo mentale, e quindi è un piccolo poema dedicato alle donne, molto interessante, è l'appendice sui proverbi curato da Giovanna Durante, che mostrano proprio come gli uomini guardino le donne, una volta con amore, una volta con paura, una volta con disprezzo, una volta con stima, e alla fine viva le donne. Quello di Caterina Guarna è il 15° libro stampato dall'Associazione Culturale La Radice. Sì, è il 15°, con una precisazione però, una precisazione che non tutti sono libri nostri. Libri nostri sono soltanto 6 nostri, cioè scritti da noi per come fatto da Radice. Gli altri 9 sono tutti libri scritti da altri, per esempio il libro di Pietro Cossari, no? Che però noi, dico noi, ci siamo assunti l'onere del supporto culturale e gli altri aspetti che la pubblicazione di un libro comporta. E ora, direttore, puntiamo l'attenzione su alcuni dati che lei è riuscito a raccogliere. Sì, a proposito di donne soprattutto, parlando di donne, no? Io ho voluto creare una puntualizzazione, cioè la riprova di come la donna fosse marginale nella società sino al secolo scorso, ecco, data dalle persone di sesso femminile che cospendevano un titolo di studio o erano in corso di perseguimento di studio, che erano soltanto 31 a metà del secolo scorso, mentre i maschi erano ben 130. Quindi in percentuale, mentre le donne rappresentavano lo 0,64%, i maschi rappresentavano il 2,18%. Questo, voglio dire, è un fatto molto importante ai fini della conoscenza di quella che era la condizione sociale di quel tempo.